Arriviamo dunque a Van, città d'arte e di storia che si trova alle porte del Golfo del Morbihan, nella sud della Bretagna, sull'estuario della Marle. Residenza dei duchi di Bretagna, Van ha un centro storico di grande bellezza con 171 case a graticcio. È visitabile come una parte di una visita guidata, a bordo di un trenino o anche in totale, come abbiamo fatto noi, autonomia. Per cominciare abbiamo ammirato i bastioni medievali, tra i meglio conservati della Bretagna, che danno vita ad una suggestiva passeggiata attraverso la Garenne, che è un sentiero che li costeggia. Dopo aver visto il porto con le sue banchine bellissime alberate, tra cui il molo della Rabine, si prende la seicentesca Porta Saint Vincent, creata per collegare il porto e il centro storico. Si entra quindi nel centro storico attraverso una strada fiancheggiata da vecchi edifici, palazzi privati e case a graticcio. Van è un punto di partenza ideale per esplorare il golfo di Morbihan in barca. Sono elencate circa 40 isole, ad eccezione degli isolotti, ognuna con le proprie caratteristiche. La vera attrazione comunque della città bretone restano i bastioni medievali, in parte perfettamente conservati e circondati da rigogliosi giardini fioriti. Eretti sulle precedenti mura romane, vennero ampliate dal III secolo e dotate di bastioni durante il periodo delle guerre di religione francesi nel XVI secolo. Il vecchio fossato, ormai riempito, ospita coloratissimi giardini, carichi di innumerevoli e sgargianti fiori. Il parco è costeggiato da un piccolo fiume che segue il corso delle mura, raggiungendo un antico lavatoio e sfociando nel porto di Van, all'altezza della Porta di San Vincenzo. Alla luce del tramonto, le mura tinte di rosa e di colorati giardini fioriti, Van regala una delle immagini più belle di sé e dell'intera Bretagna.
Seguendo la guida del Morbihan, per prendere una bella boccata d'aria fresca e un sicuro cambiamento di scenario, decidiamo di inoltrarci nella penisola di Quiberon, antica isola fino all'undicesimo secolo, che oggi si estende per circa 14 km. Il suo sito emblematico, e vedrete dopo, appunto di questa penisola, è il Château Tourpole, un maniero in stile anglo-medievale, che segna l'ingresso alla costa selvaggia che arriva alla punta del Perco. È la facciata occidentale della penisola più esposta al vento, con le sue imponenti scogliere, la vista senza ostacoli di Belle Isle, la stupenda vista delle onde del mare. Qui non si può notare, ma il vento è una costante. Nell'entroterra, villaggi tipici con le loro case dalle persiane blu e le ortensie fiorite, alcuni siti megalitici, come si può vedere dalle immagini, il più importante è quello di Kerbougnac, a Saint-Pierre-Quiberon. Una particolarità di Quiberon è che fino all'inizio del XIX secolo era il primo porto di sardine di Francia. Infatti qui Quiberon ha ancora due conserviere aperte ai visitatori, dove è possibile acquistare conserve di mare. Una di queste è situata sul porto pescheggio di Port Maria, da dove partono le barche per le isole vicine.